Ciao a tutti, siamo a Napoli. Oggi è una giornata importante perché oggi si apre la COP21. Cos'è la COP21? È la conferenza delle parti della Convenzione di Barcellona sul Mar Mediterraneo. Napoli, capitale del Mar Mediterraneo, è stata scelta dalle Nazioni Unite per incontrare 21 paesi che rappresentano tre continenti: continente europeo, il nord dell'Africa e il Medio Oriente, tutti quei paesi che affacciano sul Mar Mediterraneo, più la 22esima parte che è l'Unione Europea, per porre al centro dell'attenzione le cose da fare per salvaguardare il Mar Mediterraneo. Qui a Napoli, da stamattina e fino a giovedì sera, si parlerà di questo, però uno potrebbe pensare, ok, si parla e basta. No, si parla e si decide chi fa cosa nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Quindi ci si dà un po' i compiti a casa per salvaguardare il Mar Mediterraneo, in ordine a quali argomenti? Il marine litter, l'inquinamento, la biodiversità, la blue economy, le aree marine nazionali e transnazionali, cioè abbiamo tanto da poter dire. Voi considerate che il Mar Mediterraneo è il mare con la più alta biodiversità di tutti quanti i mari del mondo, in una concentrazione piccolina piccolina, quindi vuol dire che è un mare molto ricco. Però è anche vero che è un mare che ha tanto commercio su, tanto turismo su, e non si può non tenerne conto. È un mare dove si affacciano paesi che hanno anche legislazioni molto diverse di tutela dell'ambiente tra di loro, quindi è un momento molto importante di discussione e di assegnazione di compiti, però è anche un altro momento molto importante perché oggi noi mettiamo dentro quella che è la carta dei giovani. Che cosa vuol dire? L'Italia, per la prima volta, l'Italia che è il paese organizzatore che avrà per 2 anni la presidenza sulla COP21, come si chiama tecnicamente, ha voluto per la prima volta fare in modo che ci siano i giovani a parlare. Ma quali giovani? I giovani dell'Italia? Anche, ma i giovani di tutte le 21 parti, cioè di tutti i paesi. Quindi sono venuti giovani dall'Africa, sono venuti giovani dal Medio Oriente e sono venuti anche giovani dall'Europa. Ci siamo incontrati all'inizio di questo percorso, quindi un mese e mezzo fa circa, qui a Napoli, ed è stata firmata la Carta dei Giovani per il Mar Mediterraneo. Quindi è stato già un momento importante. Adesso la Carta dei Giovani entra nel lavoro dei cosiddetti grandi, cioè dei ministri e dei governi, per poter ascoltarli, ma non ascoltarli come si fa normalmente a bravi, no, ascoltarli in modo robusto, in modo concreto, cioè facendoli diventare parte integrante del momento decisionale finale, cioè del chi fa cosa e in che termini. È molto importante questa vicenda perché significa che non ascolti solo le persone che stanno dietro le scrivanie, tra virgolette, ma ascolti invece anche chi vive tutti i giorni il Mar Mediterraneo, chi vuole affratellarsi. Il giovane è libero da certe sovrastrutture, non è il giovane che ha un'architettura per cui questo si può fare, questo, la diplomazia internazionale, le dice le cose, le ha dette, e questo è importante, le abbiamo portate sul tavolo di Napoli. E allora Napoli diventa per la prima volta non solo il luogo della presidenza italiana dove ci si incontra e si stabiliscono i compiti, però diventa anche il luogo che fa la storia della Convenzione di Barcellona e del Mar Mediterraneo, perché per la prima volta si inseriscono i giovani dentro. Poi è chiaro che insieme ai giovani abbiamo sentito quelli che si chiamano gli stakeholders, cioè tutti gli altri interessati dal mondo dell'imprenditoria al mondo della ricerca. È giusto che sia così, perché tutti allo stesso tavolo debbono avere uno spazio per poter dire cosa vogliono e come immaginano il Mar Mediterraneo nei prossimi anni. Non è una questione che riguarda uno, ma riguarda tutti quanti. Il clima è molto buono, ci si incontra molto bene, i delegati mandati dai vari paesi sono delegati che vogliono ottenere un risultato. Io vi tengo informati, durerà questa settimana, vediamo come va avanti. Noi ci stiamo spingendo molto, vogliamo un Mar Mediterraneo pulito, un mar Mediterraneo accogliente, un mar Mediterraneo culla della cultura, dell'arte e della tutela dell'ambiente. Ciao a tutti.